questo episodio è fondamentale, fratelli carissimi. Siamo chiamati oggi a conversione, seriamente, a guardare dentro di noi e guardare da dove sgorgano le nostre relazioni con i fratelli, le nostre relazioni nella Chiesa, nella comunità cristiana, e le relazioni più intime con nostro marito, con nostra moglie, con i nostri figli, anche con i nostri genitori e poi con le altre persone che ci sono accanto. Giovanni, figlio del tuono, il più giovane, il più fresco, vestito dallo Spirito Santo, come si è visto nell'episodio della mattina di Pasqua, quando insieme a Pietro corre verso il sepolcro, alla notizia che Maria Maddalena l'aveva incontrato, trovato vuoto. Arriva per primo, ma aspetta Pietro. Il carisma, sempre in comunione con la istituzione, lascia il passo a Pietro. E in questo momento Giovanni lascia il passo a Cristo. Come un bambino che ha rubato la marmellata, che ha fatto qualche cosa, ma poi dentro qualcosa gli dice che è probabile che abbia sbagliato. E allora con semplicità e umiltà si avvicina a papà e gli dice: guarda, ho fatto questo, che dici? Ma ormai già l'ha fatto, no? Quanti, no? I genitori poi si arrabbiano evidentemente, ma è così, l'avevano fatto. Ma l'unico, Giovanni, l'unico, si pone questa domanda, gli sorge un dubbio e ha la capacità di mettersi in discussione. Ora, abbiamo fatto questo, Signore, abbiamo impedito, perché non era dei nostri. Cioè, rimette all'autorità di Cristo ciò che avevano purtroppo già fatto, perché è quello che c'è nel nostro cuore, fratelli. Perché Giovanni è immagine sia dei carismi che sono nella Chiesa e che capiscono più di altri, hanno una sensibilità che sottopongono all'autorità della Chiesa, che sottopongono all'autorità di Pietro. E Pietro dovrà sigillare, suggellare, riconoscere l'opera dello Spirito Santo in quel movimento, in quella comunità, in quell'iniziazione cristiana, nel cammino neocatecumenale, per esempio. Ma ripeto che qui appare questa sensibilità perché c'è qualcosa che stona probabilmente nella mente e nel cuore di Giovanni. Cioè, noi abbiamo impedito a un irregolare, a uno che non era con noi. Che significa? Questo non era dei nostri. Quello che significa per te e per me. Per me prete, innanzitutto. Ma per te padre, madre, per te educatore, per te catechista. Se tu sai riconoscere il potere del nome, cioè della presenza di Cristo nelle persone, tu sai riconoscere l'opera di Gesù Cristo nella vita di tuo figlio, nella vita di tua cognata, di tua nuora, di tuo genero, nella vita di tuo marito, in questo momento storico che sta attraversando la persona che ti è accanto, il tuo prossimo, il tuo fratello, i parrocchiani che ti sono affidati. Tu sai riconoscere l'opera dello Spirito Santo in quel carisma, in quei laici che vengono a predicare nella tua parrocchia e che guarda caso parlano le lingue, proprio come a Pentecoste, pur parlando la propria lingua, forse molte volte povera, però piena di fuoco ardente. E le persone che ascoltano, persone che magari tu prete non hai neanche mai incontrato, perché non hai potuto, perché non hai avuto tempo, perché avevi altri criteri, altre priorità, va bene, che quelle persone, quelle persone che sta divorziata, che sta divorziando, che ha abortito, quel ragazzo che non viene in chiesa da anni, pieno di piercing. Ebbene, risulta che questa parola di questo laico, di questi laici, sono comprese nella loro lingua. Ascoltavano la parola e la comprendevano nella loro stessa lingua. Cioè, la parola di questi laici è la parola dello Spirito Santo, che tocca il cuore delle persone laddove sono. Perché? Perché è lo Spirito Santo che parla in loro e li porta, li conduce, li spinge ad aderire a quella notizia. Al kerigma, una buona notizia. Ebbene, questo che vale per un prete, che spesso per gelosia, che spesso proprio perché non fanno parte dei nostri, cioè del mio criterio, dei miei criteri pastorali, delle mie affinità, delle mie sensibilità, li impedisco. Gli impedisco di parlare, gli impedisco di catechizzare, di scacciare i demoni nel nome di Cristo, perché il nome di Cristo deve sottoporsi al mio nome, come è successo a Babele. E quindi confusione di lingue, e quindi risulta che spesso le parrocchie sono vuote, che sono solo piene di adulatori. Sono un po' duro, ma è così. Molto spesso i preti si circondano di adulatori, di persone che sono loro amici, non si sa fino a che punto, per convenienza, come un inner circle, come un cerchio magico, come il board di una società per azioni, di un consiglio di amministrazione. Se fai parte di quello, è quello che hanno fatto i discepoli, in fondo, no? Abbiamo visto ieri, chi è il primo? Chi è il primo nel consiglio di amministrazione? Chi è il più grande? Potere, prestigio,
denaro, cioè una posizione di prestigio, un nome, perché il nome di Cristo deve avere potere e autorità secondo i miei schemi. Ma questo vale per un padre, vale per una madre, quando obbliga il figlio a percorrere il cammino che il padre, la madre, che i genitori hanno già stabilito, perché l'hanno fatto loro, perché la loro esperienza. È la comunità cristiana che libera dalla autoreferenzialità, è la consapevolezza di essere tutti paralitici guariti da Gesù, di essere tutti dei bambini, come quello di ieri, preso in mezzo e abbracciato dalla misericordia di Dio, attraverso le mani crocifisse di Cristo e il dito di Dio che è lo Spirito Santo. Il grande cancro, l'autoreferenzialità, che accade per esempio a chi si sposa ed è autoreferenziale nei confronti di suo marito, di sua moglie, dei suoi figli. E che vuol dire autoreferenziale? Che è ripiegato su se stesso, cioè che educa, parla e si relaziona con molta difficoltà. Perché? Perché vuole trasferire il modello di famiglia, il modello di figli, il modello di relazione padre figli che ha visto e ha vissuto nella sua casa. Non ha tagliato la sua famiglia. Quando parli tu, per esempio, della tua famiglia, che cosa ti viene in mente per primo? Spesso, purtroppo, quando parliamo della mia famiglia, stiamo parlando della famiglia di origine, ma non è più la tua famiglia, è la tua famiglia di origine. La tua famiglia è quella che Dio ha costituito con tuo marito, con tua moglie, una sola carne, e i tuoi figli sono diversi da te. Quello che era buono nella tua famiglia non è detto che sia buono trasportato automaticamente nella tua famiglia. Capisci? Quello che in quel momento storico tuo padre e tua madre ti hanno detto e che ti ha aiutato, non è assolutamente detto che sia da dire, da fare, nello stesso modo, con le stesse parole, con gli stessi tempi, con i tuoi figli, perché sono persone diverse. Allora, come fare a liberarsi da questa autoreferenzialità che uccide le famiglie, che mette dei carichi e dei pesi insopportabili sui figli? Perché? Perché sono diversi. Perché c'è il nome di Cristo, c'è Cristo che opera in loro, e un buon genitore, un buon prete, un buon catechista riconosce l'opera di Cristo nella vita delle persone. Quando un catechista, quando un prete, un padre si avvicina a una persona, a suo figlio, si avvicina a chi è affidato alle sue cure, non può applicare i propri schemi, perché non è dei nostri, e bisogna fare che quello venga a me, segua me. Lo devo legare a me, perché il mio è l'assoluto, perché il mio è giusto. Guardate, questo inciso può accadere al rovescio, cioè quando hai una famiglia distrutta alle spalle, allora sei il più permissivo dei padri, già tremi a sposarti. Se ti sei sposato e vivi con questa angoscia del fallimento del matrimonio dei tuoi genitori, e allora vivi il rovescio. Sempre schemi sono, sempre autoreferenzialità è, ma al rovescio, cioè liberalità, ma devono fare le loro esperienze. Qual è il criterio che dà discernimento? Il discernimento che offre un criterio autentico e giusto, istante dopo istante. Lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo scende nella comunità cristiana. Leggete il discorso del Papa, è fantastico, perché l'appartenenza alla Chiesa è fondamentale per un presbitero, per un sacerdote, ma è fondamentale per un padre, per una madre. E dei fidanzati non possono essere fidanzati se non camminano nella Chiesa, dove imparano ad uscire dalla autoreferenzialità. Nella lettera ai Corinzi dice: il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore, non secondo la nostra azione, non secondo i nostri, che lo Spirito Santo deve passare attraverso l'imbuto del nostro, o attraverso questo collettore, attraverso questo tubo che sono i nostri criteri, che sono le nostre esperienze, che sono, sapete, gli eretici, sono quelli che assolutizzano un aspetto giusto della dottrina, del Vangelo che sia, sottolineano quell'aspetto che è più consono alle proprie sensibilità, alla propria carne, al proprio ego. Per questo sono eretici, perché non guardano le cose nella loro complessità e cercano di uniformare, di omologare tutto al proprio pensiero. Giordano Bruno era uno di questi, per esempio, gli eretici. Tu sei un eretico, io sono un eretico, mille volte. Per questo oggi la parola del Signore ci invita ad avere lo stesso atteggiamento di Giovanni, cioè a porsi questo dubbio, a lasciare che questo dubbio sorga nel nostro cuore. Sto facendo bene o sto facendo male a impedire
Che cosa stai impedendo tu? Il male o l'opera di Cristo? Stai buttando bambino, acqua e bambino o che? Nelle tue relazioni? Stai obbligando l'altro ad entrare nel tuo cerchio o lo stai escludendo perché non è dei nostri, non è del tuo gruppo di amici, no? Che sempre stai parlando e confidandoti con amici che ti adulano, che parlano bene di te, che mai ti contrastano, e quello che ti contrasta, quello che si mette contro di te, che molte volte è tua moglie o tuo marito, lo escludi perché non riesci a riconoscere l'opera dello Spirito Santo in lei, il nome di Cristo che sta scacciando il tuo demonio. Sì, perché quando tua moglie si mette contro di te, 9 volte su 10, e possiamo dire anche 10 volte su 10, un servizio sicuramente te lo sta facendo. Stai esorcizzando il tuo demonio. Quale? Quello che è quello dell'incapacità di parlare, di amare, di uscire da te stesso, di accogliere l'altro così com'è. Invece il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito c'è libertà, capisci? Allora, l'unico posto dove noi possiamo imparare questa libertà, seguire questa libertà, essere coinvolti da questa libertà, perché è lo Spirito, è l'azione dello Spirito in ciascuno di noi che ci trasforma di gloria in gloria, cioè di presenza in presenza di Dio nella nostra vita, l'opera che fa Dio in ogni persona, l'opera che fa Dio in tuo figlio, è libera, non è quella che dici tu. L'opera che fai in te stesso non è quella che tu vuoi, per questo entri in crisi. Perché? Perché ancora sono schiavo di questo, perché ancora sono così, perché ancora sono irascibile. Cosa vuoi per te, cosa vuoi per gli altri? Cosa vuoi per tuo figlio? La gioia della salvezza? Che tuo figlio si incontri con Cristo, che tu possa incontrare veramente Cristo, il suo amore? Non glielo impedite, non glielo impedite. Sai perché? Perché non è possibile che il mio spirito, cioè la mia presenza, il mio nome, in quella persona, operi miracoli, cioè cambi la vita, porti, conduca la vita di tuo figlio, o la tua stessa vita, la vita di tua moglie, di tuo marito, la porti, la conduca, la vita dei tuoi parrocchiani, la conduca, e poi dopo parli male di me, o di noi. È impossibile, perché è il mio spirito non va contro di me. Capisci? Perché è importante umiliarci? Allora coraggio, fratello, perché in tutti noi c'è questo soffio dello Spirito Santo, scende lo Spirito Santo, che ci fa come Giovanni, inquieti. Accettiamo di essere inquieti. Riconosci in quella inquietudine, in quella mancanza di pace, l'opera dello Spirito Santo. E se riconosci che quello stesso Spirito parla e opera in tua moglie, per cui hai fiducia, per cui ti appoggi all'opera dello Spirito Santo, non alla tua capacità, non ai tuoi schemi. Questo significa stare dentro lo stesso utero, dentro la stessa viscera di misericordia. Tu e l'altra persona, tu e il tuo prossimo, tu e tuo figlio, tu e tuo coniuge, tu e il tuo fidanzato, tu e la tua fidanzata, bambini che hanno bisogno di essere abbracciati e che possano avere lo sguardo fisso su Cristo.